Buongiorno Stray. Allora, ragazzi, ieri sera guardavo la classifica, no? E pensavo, il Lecce è una delle squadre, e insieme davvero a pochissime altre, che ha subito meno sconfitte di tutti. Se voi pensate che il Lecce ha subito solo 4 sconfitte in 14 partite, dico solo perché, sapete, il livello del Lecce non è un livello eccelso, non stiamo parlando dell'Inter, parliamo del Lecce. Il Lecce ha subito 4 sconfitte, come diciamo nella parte della classifica, nella parte inferiore della classifica abbiamo solo l'Udinese che ne ha subite 4, però al contrario dell'Udinese che ha vinto solo una volta, il Lecce di vittorie ne ha 3. E poi c'è il Monza che ne ha subite 4. Però voi dovete sì, il Monza, dovete tenere conto, no, che la Lazio, per esempio, che ha 4 punti in più del Lecce, e che comunque da Lecce è uscita sconfitta, ha ricevuto 6 sconfitte, cioè ha subito 6 sconfitte. Lasciamo perdere le tre di sotto, che ne hanno subite 8, Salernitana, Cagliari e Verona. Però l'Empoli, che ha un punto in più di Verona e Cagliari, ne ha subite 9 sconfitte. 9 sconfitte, signori. Cioè, l'Empoli ha fatto 3 vittorie come noi, 2 pareggi e 9 sconfitte. Poi prendete il Torino, no? Il Torino ha pari punti con noi, ha subito 5 sconfitte. Prendete l'Atalanta, l'Atalanta ha 20 punti come la Lazio, ha subito 5 sconfitte. La Fiorentina ha subito 5 sconfitte. Cioè, nel senso, Roma e Napoli che stanno in zona Champions. Cioè, la Roma sta proprio quarta. Il Napoli, ah no, tutte e due hanno 24 punti. Hanno subito 4 sconfitte come il Lecce. Cioè, nel senso, a volte ci lamentiamo del Lecce. Perché? Perché non riusciamo a vincere alcune partite che dovremmo vincere, no? Come, vabbè, col Milan non ce l'hanno fatta vincere, come con la Roma, per esempio. Però poi, signori, cioè, il Lecce quest'anno è tanta roba, sta facendo davvero un super campionato. I 16 punti del Lecce sono tantissimi. Dopo 14 partite, il Lecce ha 16 punti. Però a volte anch'io faccio fatica, diciamo, disturbato dal risultato, no? Finale di alcune partite, e faccio fatica poi a pensare questo, cioè devo stare a mente lucida, no? A freddo, a fare questi ragionamenti. E quindi quando io vedo che Roma e Napoli hanno le stesse sconfitte del Lecce, allora un attimo penso, dico, allora non siamo così scarsi. Eppure i gol subiti, no? Il Lecce ha subito 19 gol, signori, 19 gol. E le altre squadre, le tre di sotto, hanno subito 10 gol in più del Lecce. E la Salernitana 28, il Cagliari 26, e vabbè, poi abbiamo il Verona che ne ha subiti 18, no? Addirittura uno in meno di noi, però sappiamo che dice Baroni, Baroni con la fase difensiva ci sa fare, però il Sassuolo, signori, il Sassuolo ha subito 7 gol in più di noi, cioè queste cose, signori, le dobbiamo guardare. La prossima giornata abbiamo il Verona che ospita la Lazio e quella è una partita. Sapete, io con la Lazio, la Lazio che vi ho detto non vi fidate della Lazio, che quelle sono squadre che ti vincono in casa e fuori casa fanno così come a Lecce, no? Vinceva 1-0 all'85esimo, abbiamo vinto noi 2-1. E infatti la Salernitana ha affondato la Lazio l'altra volta. E l'Udinese va a giocare a Milano contro l'Inter. C'è lo scontro diretto Cagliari-Sassuolo e Empoli-Lecce. Quindi poi c'è Salernitana a Bologna, voglio vedere se il Bologna fa lo stesso partitone che ha fatto con il Lecce. E poi c'è il Genoa che va a giocare a Monza. Quindi nel senso, non siamo, cioè, siamo troppo negativi noi a Lecce, troppo negativi. Abbiamo una classifica che io ritengo buona, non super, buona, buona, buona. Signori, ricordatevi l'anno scorso come stavamo. L'anno scorso il Lecce ha vinto le ultime due partite del girone di andata e da 13 siamo andati a 19. Ma noi alla 17esima giornata avevamo 13 punti alla 17esima giornata. Cioè, capite la differenza fra l'anno scorso e oggi? Quindi dobbiamo essere positivi. Facciamo lavorare il mister. La squadra quest'anno ce l'abbiamo. Faremo brutte figure? Faremo brutte figure in alcune partite. Ci sta, signori, siamo in Lecce, però faremo anche delle bellissime figure come abbiamo fatto fino ad oggi in alcune partite, sia dove abbiamo vinto, sia dove abbiamo pareggiato, sia dove abbiamo perso, penso alla Roma, no, per esempio. Quindi, ragazzi, io vi ripeto quello che ho detto l'altro giorno. Dobbiamo,
cercare di chiudere il girone di andata con quanti più punti è possibile, perché nel girone di ritorno non troveremo le stesse squadre ciofeca che abbiamo con cui abbiamo giocato nel girone di andata. Squadre come la Lazio, squadre come il Milan, squadre come non me ne vengono in mente adesso, però avranno degli obiettivi a breve termine in quel momento. Pensa all'inizio ce l'avevano a lungo termine, a questo giro ce l'avranno a breve termine, quindi daranno il massimo. E quindi il Milan contro il Lecce non penso che farà la stessa figura che ha fatto qui a Lecce, no? Dove nel secondo tempo li abbiamo trattati come una squadra di Serie C. Chiudo mandando un grande saluto e un abbraccio davvero al mio Checco Lepore, che ieri Checco Lepore, quando è stato sostituito a fine partita, è stato osannato dal pubblico di Lecco. E a me questo fa tanto piacere. Checco Lepore io lo conosco da quando era bambino, abita a 300 metri da casa mia, da casa dei miei genitori, e l'ho visto crescere. E vedere, cioè, come lo hanno osannato a fine partita, quando è uscito dal campo, a me ha fatto davvero tanto piacere, non fosse altro che poi quella partita. Lui era in quella partita dell'altro giorno, Lecco Bari, lui era quello più felice, no? Dopo aver vinto col Bari, lui stesso ha detto: per me era un derby. Grande Checco Lepore. Ciao ragazzi, forza Lecce!